raga, buongiorno e benvenuti in questa depressione. Insomma, il povero signor Michael ha deciso di darsi all'alcol. Per quale motivo? Perché gli è successa una disgrazia. Praticamente Amanda ha speso tutto il loro capitale, patrimonio, eccetera, in zucchine per i frullati e non solo. È rimasto con $0, quindi deve ricostruirsi tutta la sua vita facendo alcune cose. Il problema è che a Los Santos adesso c'è il proibizionismo dei coglioni. Questo cosa vuol dire? Che non si possono più fare determinate cose, quindi Michael dovrà comportarsi in un certo modo in città e in più riuscire a guadagnare onestamente qualche soldo. Questa sarà praticamente la missione del povero signor Michael, sempre che non vada in coma etilico. Quindi prima di cominciare mi raccomando un bel pollicione in su e magari un commento qua sotto con scritto l'alcol. Adesso Michael deve vedere un attimo cosa fare della sua triste vita. Come detto prima, deve comportarsi bene perché a Los Santos si sono un po' arrabbiati, hanno deciso, cioè insomma, basta criminali, basta cose. Quindi figlia snaturata, dove sei? Ciao figlio. Figlio, senti una cosa, non puoi più giocare, non c'ho più i soldi, come paghiamo la corrente? Figlio, ehi Jimmy, vai a lavare i piatti da qualche parte, vai a fare il lavavetri. Jimmy, sei un figlio di troia. Come prima cosa, non so se posso andare direttamente a trovare un lavoro casuale. La macchina ce l'ho, ma è nella banca perché me l'hanno già pignorata, però me la lasciano utilizzare. Direi di dover andare per forza a prendere una licenza di qualcosa, quindi devo infilarmi in questa zona qua. Io non posso nel modo più assoluto sgarrare in strada, devo comportarmi bene, altrimenti diciamo becco delle multe, becco cose. Non so se posso andare in prigione, però spero di no. È rosso, quindi potrei beccarmi le guardie, però non ci sono e quindi andiamo avanti. Devo rispettare anche il limite, mi beccherei una multa salatissima, però cerchiamo comunque di fare bravi. Cosa fai Michael con quella mano? Cosa stai facendo? Ma a me non mi sembra tu stia suonando un clacson. Michael, che schifo. Cos'è sta roba? Signor del camion, ma si è accorto adesso che doveva voltare verso destra? Oh, andate avanti, dai. Non vi picchiate. Oh, l'ha tirato sotto. Ma l'hanno investito. Oh, come va? Cosa vuoi? Ma mi scusi, sono l'unico che si è preoccupato. Ma lei è stupido, allora. Adesso se arriva le guardie e mi becco una contravvenzione per causa sua, imbecille. Cioè, non ho parole, oh. Sono arrivato a scuola, vado a fare lo studente. Non è un parcheggio, quindi potrei beccarmi la multa. Ma chi se ne frega, dai. Andiamo qua e vediamo un attimo se riescono a farci prendere qualcosa. Ah, mi servono 8.000. Non posso pagarmi il college. Ma che è sta roba? Qua ci posso andare almeno? Non posso andare, manca a scuola. Ma $1.000 dove li trovo? E vado a rapinare qualcuno. Ho detto, non voglio infrangere le regole e prima cosa devo fare una rapina per farmi due soldi. Ma ditemi voi. Vai avanti Michael, smettila con sta mano. Dai, appena diventa verde vado a vedere se mi possono dare il mestiere da taxista, insomma. Vai. Oh, dove la trovo sta licenza? Dove c***o la tiro fuori? Devo fare un furto, c'è poco da fare. Ma rubo una macchina, ma chiaro. La vendo, faccio due soldi. Basta, però sempre rosso qua, vabbè. No, mi hanno beccato le guardie. Parcheggia, via. Ho preso un rosso e neanche ho fatto chissà cosa. L'ho preso anche due, però che palle. Dai, oh, fate i bravi. Che dumaroni. Scappa, dai, Michael. Ma mi sparano, ma siete impazziti. Voi siete matti. Vai, ma mi becca. Non mi ha visto. C'è due stelle perché ho preso un rosso. Ma stiamo scherzando? Se mi prendono mi buttano dentro, non c'ho soldi. Oh, ce l'ho fatta. Ottimo. Dai, dammi questa. Mi devo pagare gli studi, signora. Non è perché devo andarci a comprare chissà cosa. Devo unicamente studiare, quindi. Ma basta! Ma è possibile che ci sono sempre a rompere il c***o qua? Ok, Michael, senti una cosa. Un piccolo crimine per avere un po' di liquidità per riuscire a far fruttare il nostro capitale. Ci mi sono fatto un c***o così per rubare sta macchina. Tu non me la lasci vendere. Ma io pensavo avessero messo qualcosa. C'è uno come c***o. Va, sbagliato corsia, ma adesso mettiamo la freccia, poi all'ultimo diciamo, oh mio Dio, mi sono sbagliato e vado dritto. No, basta! Vado là, raga, vado a fare un furto là. Adesso lo so che è verde da voi, però nessuno ha visto niente. Io ho paura che quelle gang lì, una volta visto rapinare il coso, mi vengano a dare delle botte. Non me l'hanno segnata, vero? Ma che, non c'è neanche un grafico, ma se è bella. Ciao, amici, buongiorno, vado a fare un furto, Boni. Hello, no, non compro un c***o, però magari... Boh, no, boh, devo solo rapinarti, tranquillo. Resta lì. $55! Ho fatto un casino per $55! Ma che c***o mi stai dicendo? Specchio, qua mi arrestano subito, veloce, via. 55 c***o di dollari. Ma state scherzando? No, mi devo muovere, qua mi arrestano. Ma ci rendiamo conto? Specchio, molto qua. Ho perso le guardie, molto bene. Proviamo da un altro mestiere, magari mi accettano. Tipo, posso fare lo scaricatore di porto? Buongiorno. Facciamo a cambio. Io le do questa. Bella macchina, costa anche dei soldi. E lei mi dà il suo taxi. Cosa ne pensa? Guarda com'è incazzato. Vabbè, andiamo. Buongiorno. Dov'è il tizio qua? Salve, posso fare? Cioè, ma voi siete impazziti. Poi uno diventa delinquente. Per forza. Appena vedo un taxi. Taxi, regalo, rubo a sto punto, perché poi non è rubare, facciamo a cambio col veicolo. Eccolo qua, buongiorno, vieni fuori te. Grazie, ti ho lasciato la macchina. Siamo in stra ritardo, Vai, veloce. Sono qua, ah, un cliente importante. Salve.
Oddio, come ve l'ha urlato. C'ha una voce meravigliosa. Deve essere tipo il doppiatore di qualche oca, di qualche cartone Disney. Dico bene. Non ci sono guardie, vero? No, qua è verde. Buon uomo, ma lei ce n'ha di soldi. Non è che scappa senza pagare, perché ci sono anche quelli, eh. Oh, è bello lontano questo, eh. Dove deve andare, buon uomo? Lei non è da compagnia, lo sa. Cosa va a fare a quest'ora da un ortofrutta, mi scusi? Ho capito che magari lei c'ha qualche problema. C'è chi di notte ha voglia di gelato, c'è chi di notte magari ha voglia, non so, di pizza. C'è chi di notte ha voglia di mangiarsi un'anguria. Toh, non rubi le angurie, eh. Non ce l'ha con me, vero? Shh, no, sono un tassista. Ma no! C'ho le guardie perché ho parcheggiato il tizio ed ero in contromano. Dai, ma siete dei rompipalle, però. Sì, ma per forza mi piglia, c'è un taxi. Non è successo niente, 2 stelle. Posso andare qua? Mettere a posto il taxi? Grazie! Beh, un attimo. Ok, ottimo. Ho 200 e passa soldi. Accediamo la prossima chiamata. Cioè, me l'hanno scassato. Ho capito, ma chi ci monta su sto taxi adesso? Cioè, sembra sia uscito dal rottamaio. Salve. Sai che ha la voce di quello di prima, uguale. Non c'è nessuna guardia, non possono vedermi, spero. Signora, lei è una che paga bene, ma soprattutto lei paga, no? Perché c'è anche quelli che prendono e scappano. Vorrei evitare questa cosa. Signora, gradisce la guida, le piace? Cioè, se io torno da mia moglie che ho guadagnato in un giorno solo 200 dollari, sa cosa fa quella? A parte che si deve comprare le zucchine, quindi siamo capiti, no? Ecco, poi chi glielo dice? Senta una cosa, signora, allora io a casa c'ho una moglie che fa schifo. È una disgrazia, cioè mia figlia è una e ogni giorno si fa montare da un animale diverso. Mio figlio è un maiale, si droga tutto il giorno, non fa un cazzo. Io mi spacco il culo di lavoro, come vede, per poi tornare a casa, invece di avere la soddisfazione di stare in famiglia, devo sentire la domestica che si lamenta che i bicchieri sono tutti sporchi. Ha capito, signora? Quanto cazzo è lontana, signora? Mi deve pagare col minimo 600 dollari per sta corsa, oh. Dove abita questa? Ma vai a fare la spesa adesso. 349. Andiamo, via. Dammi una corsa, va l'asino. Dove me la dai? Tra poco posso pagarmi gli studi. Ma ha pagato benissimo questa. Siamo 500 e passa. Dietro l'angolo, meno male. Oh, chi è questo? Vai così. Io adesso volevo sapere una cosa. Lei c'ha la faccia da str***o. Io glielo dico, se lei non mi paga la investo, eh. No, che c'ho le guardie qua. Mi ha pagato. Vado via, vado via, vado via. Cristo Dio, quanto rompono il c***o le guardie qua. Non vedo l'ora di avere il mio di taxi e non uno rubato. Ci sono. Sì, però mi sembrate tutti dei delinquenti. 3.54. Ma dove c***o devi andare? Oh, le passo sopra col taxi, eh. Cioè, non mi interessa, ripeto, non è mio, quindi posso anche romperlo. Manca 1.4 km. Guarda in che brutto posto. Ma come minimo c'è i suoi amici che mi sparano. Anche se teoricamente ha poco spazio per scappare, eh. Ecco, ci sono. Mi ha pagato. Mi ha dato anche la mancia. Ma lei, taxi, ma venga in mezzo alla strada. Oh, ma che c***o stai facendo qua in fondo? Potrebbe dirmi per caso se hai intenzione di pagarmi? Un piccolo spoiler del tipo non scapperò. Quindi se io guido bene, mi comporto bene, faccio in fretta, mi dà la mancia più alta. Ma visto che guida? Buon uomo, sa che poi devo andare a studiare dopo sta corsa se mi paga, eh? Prima di andare a studiare però mi sa che carichiamo questa qua. Se mi dà la mancia vado a zona. Vediamo, grazie. 106 dollari di mancia, lei è Dio. Accetto la chiamata così magari se devo andare in città sfrutto la corsa. Ma deve andare dall'altra parte. Minchia, è un giretto così semplice. Mia moglie sarà contenta adesso. Eccomi, sono tornato come un uomo nuovo, pronto per diventare una persona legale. Tanto Dio, si è messo male però. Questo cos'è? Ah, è la patente. Ah, ma io non avevo la patente. 2 ore devo guidare senza fare un incidente. Va bene. Buon uomo, come le sembra? Sono bravo. Lei sembra un parente di Afrobob, sa? Ma io ho fatto il tassista senza patente, quindi. Ma io non lo sapevo. Buon uomo, mi racconti un po', ma come va la giornata, la vita e tutto quanto? Tra l'altro, quella mod della polizia che ho è fighissima, perché se io sto usando il telefono in macchina, mi danno le stelle, è una cosa bellissima. Mi hanno promosso, godo. Mio taxi! Ma se l'hai tenuto lo str***o! Signora, non mi giudichi, ho dimenticato le chiavi, quindi. Adesso vado qua e dovrei riuscire a avere il mio taxi. Eccomi qua, welcome. Boom, ragazzi, siamo stati assunti come tassisti. Ma che bello, sono in regola adesso con tutto. Dov'è il tizio? Ciao, amico. Venga, venga, venga. Devo pagare il college, faccia lei. Cioè, la mia è una vita molto dura, eh. Lei se la passa bene. Vediamo un po', siamo arrivati, eh. Con quello scatto pensavo scappasse, stavo per tirarle una botta con la macchina allucinante. Ah, sono subito qua. Ma è sempre lui. Ma è sempre quello di prima. Ma lei è indeciso. Oddio, dove sta andando? Ma non è che ci fanno gli esperimenti con te. Ma ci fanno veramente gli esperimenti con quest'uomo. Siamo arrivati, gringo. Che manciona. Ma è appena entrato, è sempre lui. Jebedia, ma sei appena entrato. Sì, ma tu stai spendendo 1000 dollari in una sera in taxi per fare avanti e indietro. Buon uomo, non mi distragga mentre guido, che poi facciamo gli incidenti e mi paga meno di mancia. Ecco, se scappa la meno, eh. 29 dollari di mancia, lei è un taccagno del c***o. Io accetto un'altra chiamata. Oh, 700 metri solo per prender lui, eh. Mi devi dare un sacco di soldi. Oh, sembri un pollo. Dove ti porto? Ma qua subito. No, 3.4. Qua voglio una mancia incredibile. Non beccare nessuno, eh. Che se mi becca le guardie mi becco una multa allucinante. Ah, vai all'osservatorio. Guardi che roba, si vede? Ecco, ho fatto un urburin più volte. Su un urbore, glielo giuro, ci si incidenta sempre. No! Ma è morto! Ma no! Vabbè. Ha visto che schifo la gente che si addormenta al volante. Poi si mettono a suonare il clacson e rompono anche le palle a chi dorme. Fortuna che siamo fuori città. Che schifo. Ci siamo! Ecco qua!
Cosa? Zero di mancia. Ma io ti meno. Ma ti faccio volare il cervello. 3.47 700 per venirti a prendere. E mi dai zero di mancia. Dammi un coso, dai. Ma io spero mi stia pagando già da adesso il tizio. Perché santa la madonna. Eccolo qua. Di questi non mi fido mai troppo, Ma sai che lei è veramente brutto? Sembri un topo. 1.7 a venire qua. 4.65. Se non mi dai la mancia ti strangolo. Ma dove devi andare? Buon uomo, c'è una mancia di quelle mai viste proprio, È il minimo che mi aspetto. Ma io non so, ma qualcuno che parla ogni tanto. Siamo arrivati. Si vede, ho appena preso la patente. Sono fresco, fresco. Sorpassa tutto. Là. Se mi fa un incidente alla fine. Buon uomo, mi raccomando, $100. Ma sei uno stronzo. Madonna. No, no. Ti ammazzo io. Ma sei il coglione. No. Adesso ti investo perché mi hai rotto i maroni. Dov'è il tizio? Zero di mancia. E 2 stelle perché l'ho investito. Ma scusate. Non mi ha pagato sto stronzo. Dai, ma c'ho il taxi nuovo. Vai sulla spiaggia, dai. Non è successo niente. Con calma, me lo sequestrano il taxi. Adesso mi beccano, me lo sequestrano. Soy de un barrio del ghetto, mírame con el debido respeto. Llevo metralletas como amuleto.